Buongiorno ragazzi, come me tanti di voi sicuramente sarete iscritti ad Amazon. Volevo farvi vedere una cosa che magari non tutti lo sanno. Chi è iscritto a Amazon Prime, quindi questo abbonamento di 19,99 euro annuale, ripeto annuale non mensile, che tanti pensano che sia mensile, ma in realtà annuale, permette, come saprete, di poter avere la roba in un giorno solo, ovviamente non tutta, ma quella proprio descritta con Prime. Ma chi ha questo tipo di abbonamento, andando sul Play Store, adesso io ho già trovato nella pagina, quindi su Play Store selezioniamo Amazon Prime Video, come vedete io l'ho già installato, lo installiamo, lo apriamo e vi dà questa bella chicca, cioè vi dà le funzioni, cioè le funzioni, vi dà una specie di biblioteca come se fosse Sky o Premium, dove ci sono film, cartoni, eccetera, eccetera. Vedete, io sto scorrendo. Questo non ha nessun costo, basta avere l'abbonamento Prime e quindi facendo il login vede che avete il Prime e vi fa usufruire. Come funziona? Adesso non so, ne mettiamo uno, poi uno può fare, come vedete c'è la ricerca, come se fosse una vera biblioteca dei film. Quindi, non so, ne apriamo uno a caso, tipo questo. Io lo uso perché vedo i famosi, ecco, anzi, vi faccio vedere. Lo uso perché mi guardo, adesso lo cerco, adesso dunque lo trovo. E, siccome Top Gear, sapete, non c'è più, con i soliti tre, ma si sono spostati appunto su Amazon, adesso non lo trovo più, aspetta, che poi si può anche comunque cambiare le varie categorie. Eccolo qua, trovato. Allora, siccome a me piace questo punto, vedete, dei Grand Tour Tour, Grand Tour, ci sono i vari episodi, vedete, quelle dove già hanno il simbolo perché l'ho già vista e l'altra è rimasta sospesa lì perché poi sono dovuto andare via, quindi non lo vedete. Il bello è che se voi spegnete lo potete riprendere da dove praticamente è stato interrotto e funziona su qualsiasi computer, quindi non c'è nessun problema che deve essere per forza assolutamente questo tablet, quindi può essere anche un telefonino, due o tre telefonini, l'importante è che abbia appunto il vostro login di registrazione. Come funziona? Adesso vi faccio vedere. Ci sono diversi modi, due modi. Uno potete scaricarlo come vedete qua, oppure normalmente in streaming. Allora io ne apro questo che ho lasciato interrotto, quindi clicco sopra, riparte. Ecco, l'unica cosa da fare quando parte per la prima volta, vedete? Quando parte la prima volta, adesso metto un attimo in pausa. Ok. Bisogna andare sulle impostazioni, no, sono dove c'è, ok, allora eccolo qua, allora vedete, vi faccio vedere, qua dove c'è praticamente sembra la bustina del messaggino, vedete, perché la prima volta vi metterà tutto in inglese, quindi il sottotitolo se volete metterlo, lo mettete, io ho messo off, e poi vedete ci sono le varie lingue, ok, quindi italiano, se no succede che vi parlerà in inglese e dite che cavolo è, ecco appunto, e questo è il motivo. Quindi per la prima volta dovete fare questa operazione, quindi cliccate qui, vedete, cliccate sullo schermo, andiamo sulla bustina ed ecco qua che compare questo e mettiamo su italiano, tutto qui, perfetto. Poi come vedete se clicchiamo un'altra volta vi dice tutto quanto, diciamo vi dà anche proprio come vedete i personaggi della trasmissione, tutto fatto proprio come si deve, vedete? Perfetto, adesso torno indietro, quindi si interrompe da lì, quando lo riprendo mi continuerà di nuovo da qua, vedete? Ci sono tutte le varie puntate, adesso l'ultima appunto è questa qua che è stata messa il 3 febbraio perché ci sono anche le varie date. Ok, spero di esservi stato utile. Alla prossima chicca. Ciao ciao!